che potete scrivere. La nostra regia ci manderà la sigla. Eccoci qui, bentornati, bentrovati a chi ci segue in diretta su Facebook e su YouTube, ma anche ai tanti che io so che si riguardano poi le registrazioni. Siamo più o meno tornati alla normalità, le nostre cose anche estate, quindi so che non tutti riescono a seguire le nostre dirette, ma so anche che poi riguardate le nostre puntate di Join Place On Air e siamo arrivati alla puntata numero 5. Sapete che con queste nostre puntate noi vogliamo far capire al nostro pubblico e fargli entrare dentro il mondo Story Living Experience, storie da vivere insieme di Artes, create con il modello Story Living Experience di Artes. Join Place è anche, come sapete, se non lo sapete ve lo rispiego, un club di prodotto, ovvero un'aggregazione di tutte quelle persone, soggetti eterogenei, che si ritrovano sotto un format comune per, nel turismo, valorizzare il proprio territorio, le proprie aziende, tutto quello insomma, che ha a che fare con il turismo e si ritrovano sotto un format comune, che in questo caso è proprio il format di Join Place, storie da vivere insieme. Storie perché? Perché questo format crea un filo narrativo che ingaggia i partecipanti, che diventano loro essi stessi veri protagonisti dell'esperienza turistica che andranno a vivere. E come ogni puntata, noi vogliamo presentarvi i nostri prodotti. Oggi vi portiamo in un angolo della Basilicata, in un borgo molto bello, vi portiamo a Bernalda. Ma prima di raccontarvi questa storia, che si intitola Il tesoro di Palazzo Amic, vorrei presentarvi la bravissima Ote, operatrice per il turista esperienziale, che eroga questa storia. Lei si chiama Imma Nucera e la presento a tutti. Eccola qui, bellissima, la nostra Imma, fantastica, hai un background poi, Imma, favoloso, sembra quasi uno studio di posa, fantastica, bella, bellissima. Imma non solo è operatrice del turismo esperienziale, lei è molto, molto vicina ad Artes, perché è anche un promotore Artes e è la responsabile per la Basilicata di Astotes, l'associazione per gli operatori del turismo esperienziale. Ma non dirò altro, Imma, tu parlaci di te. Vi do qualche notizia un po' prima di descrivere quella che è la storia stessa. Sono Imma Nucera, come annunciava Stefania, sono Ote e coordinatore Astotes Basilicata. Ho
Vengo da Policoro, una piccola cittadina in provincia di Matera, sul Mar Ionio. Sono laureata in filosofia e dopo essermi laureata in filosofia, come penso gran parte degli studenti, diciamo, non sapevo bene cosa fare. Ma soprattutto con il mio indirizzo di studi, quando mi chiedevano cosa farai con filosofia, non so se erano più scettici loro o io. E ho imparato ad elaborare una risposta che poi mi ha dato soddisfazione nel corso del tempo. Infatti, quando me lo chiedevano, mi dicevo sempre: la mia professione sarà un abito che mi cucirò addosso. Beh, diciamo che così è stato. Dopo essermi laureato, io ho studiato nella bellissima Lecce e ho fatto diversi corsi più svariati, dal corso di tutore e docenti nelle scuole, corsi di counselor. Corsi relativi anche sommelier dell'olio, cioè ne ho fatti di tutti e di più, e addetto alle risorse umane. Poi ho deciso di ritornare nel mio territorio, spaesata ovviamente, perché torno in Basilicata e dico ora cosa faccio. Ho deciso di fare un master. Ho conseguito il master nella mia regione in marketing e management del turismo. E sono molto contenta di aver fatto questa scelta, perché mi ha dato tanto. Mi ha avvicinato al mio territorio e mi ha fatto capire che abbiamo tutto da scoprire, ma anche perché comunque io vengo da una famiglia che coltiva fragole. Policoro è il paese delle fragole, quindi l'unica certezza che avevo in quel momento era l'azienda di mio padre, quindi dovevo trovare un modo per creare un collegamento con i miei studi e l'azienda. E in concomitanza cercavo di spostare poi i turisti provenienti da Matera e portarli sulla costa. C'era nell'aria il sentore di Matera capitale, e allora facevo delle ricerche con una mia amica e mi sono imbattuta in un corso, ed era forse il corso giusto, perché mi sono iscritta e ho fatto il corso a testo. Ho partecipato inizialmente abbastanza titubante a questo corso, però poi, come diceva prima Stefania, sono diventata un responsabile Assotest della Basilicata e mi sono avvicinata così al turismo esperienziale. E ho capito che valorizzare il territorio attraverso le esperienze era la chiave di lettura giusta. E con il turismo esperienziale, quindi, ho trovato quel filo conduttore che mi ha permesso di unire tutti i corsi, gli studi che avevo fatto, ma soprattutto mi permette di valorizzare il mio territorio e di inserire quella che è la filosofia che ho studiato, perché vivo nella culla della Magna Grecia. E in questo momento mi sto dedicando ad un progetto di destinazione e sono anche una wedding planner, e ho ristretto ancora più l'obiettivo e ho deciso di dedicarmi al wedding destination planner. Brava Imma, caspita, quante cose, bravissima. E io so che tu sei una appassionata di miti e leggende, no? E quindi la tua storia parte proprio da lì, no? Parte da questa tua passione. Ti chiederei, Imma, se possibile, se puoi metterti le cuffie, perché mi hanno detto da Facebook, chi sta seguendo, che non ti si sente benissimo. Se ce la fai a mettere le cuffie prima di raccontare la tua storia. Un secondo. Perfetto, perfetto, scusate, questo è il bello della diretta. Ma siccome da Facebook mi hanno detto che lo sapeva Imma molto bene, io spero invece, venite un po' nei commenti live, ditemi un po' chi siete, da dove venite, se ci sentite, fateci sentire la vostra presenza. Perché anch'io sento un po' un ritorno e vorrei essere sicura che ci sentite. Come sapete su Facebook siamo 20 minuti, 20 minuti, no, 20 secondi in ritardo, Va quindi meglio? un po' dopo. Allora, io ti sento molto meglio, Imma. Spero che ti sentano meglio anche i nostri amici su Facebook, che invito sempre a scrivere nei commenti. E prima di lasciare Imma, che ci porta dentro la sua storia da vivere insieme, il tesoro di Palazzo Amic, io vi racconto un po' il prequel, cioè.
quello che succede prima, no? Perché come sapete, le storie di Joy in Place implicano una missione da compiere, no? È successo qualcosa, c'è una missione da compiere e risolvendo questa missione, compiendola, è lì che i nostri protagonisti conoscono, imparano, si relazionano e fanno la loro esperienza. Quindi cos'è successo a Palazzo Amic? Ora ve lo racconto. All'alba di questa mattina è stata annunciata la morte del signor Lambicco, ricco feudatario di Bernalda. Correva voce che il ricco signore nascondesse un grande tesoro e si è così scatenato un assalto a Palazzo Amic. Imma, la figlia di Lambicco, svela però che il tesoro è in realtà un'antica ricetta segreta e decide di aprire le porte del palazzo solo a cuochi e pasticceri di talento molto meritevoli. Se anche tu vuoi partecipare alla caccia al tesoro, vieni domani davanti alla chiesa di San Bernardino. Dietro al tesoro si cela una dolce sorpresa. Forza, affrettati! Imma, ora la storia è tutta tua, portaci. Sì, con il corso da operatore per il turismo esperienziale ho imparato a creare ed ho creato il mio primo prodotto di inglese. La storia, come diceva Stefania, ha il titolo Il tesoro di Palazzo Amico, Femmina Sai e gli uomini. In questo momento siamo proprio al momento dell'incontro, ve la narro attraverso l'aiuto di alcuni foto, questi sono momenti vissuti con i turisti. Il momento iniziale, il momento dell'incontro, il nostro è un turismo glow, quindi ci si incontra, ci si saluta e si fa una colazione insieme. Noi siamo in un famoso bar di Bernalda e stiamo bevendo uno spumettino, che è una sorta di cappuccino, una sorta di caffè freddo, con una spolverata di cacao. Dopo aver fatto colazione tutti insieme, ci dirigiamo verso quello che sarà poi il palazzo. Vedete, questo è proprio lo spumettino tipico di Bernalda e tipico di queste case. Favoloso. Imma, scusami, mi spiace un sacco interromperti, ma credo che con le cuffie sia anche peggio di prima, perché mi dicono che ti si sente peggio di prima. Io chiedo scusa a tutti, ma siccome vogliamo che sentiate bene le parole della nostra Imma che vi racconta questa intrigante caccia al tesoro, prova a staccare. Io ti sento meglio e spero che magari ti tieni vicino, non so se hai cellulare o computer, così che ti sentiamo bene. Ok. Dai panni di turista e di operatore e iniziamo, ci immergiamo nella storia. Il nostro è un turismo solo, quindi puntiamo tutto sulla colazione. Sulla colazione e abbiamo il famoso scimecchino. Successivamente iniziamo il percorso all'interno del centro storico. Puoi andare avanti con le foto. All'interno quindi del centro storico e nella foto precedente, se puoi tornare un attimo, Franci, su quella foto, abbiamo, vedete, stanno indicando qualcosa perché in questa storia ho escogitato, diciamo, per renderlo un po' più interessante, una caccia al tesoro. Quindi con l'aiuto di una mappa, come si vedeva appunto Franci nella foto successiva, ci dirigiamo appunto alla ricerca del tesoro nascosto. Qui in mano c'è un piccolo indovinello, sono dei bigliettini con su scritte degli indovinelli che variano in lingua italiana nel momento in cui abbiamo turisti italiani e nelle varie lingue li facciamo in più lingue, nella lingua straniera, per accontentare un po' tutti e con la somministrazione di questo indovinello, dopo averlo risolto, viene consegnato un piccolo ingrediente. Puoi andare avanti con le foto.
Vedete qui abbiamo, c'era una bimba con la bussola, ha portato proprio la bussola con sé per fare la caccia al tesoro. Vedete qui, qui è il momento in cui si è risolto l'indovinello e viene consegnato l'ingrediente che è all'interno di questo sacchetto di juta. Gli ingredienti sono nascosti precedentemente in piccole botteghe all'interno del centro storico e in un secondo momento poi i nostri turisti potranno ritornare a far visita ed eventualmente acquistare qualche souvenir. Qui siamo proprio davanti a Palazzo Amic, questo palazzo storico di Bernalda è molto molto, molto importante e cela dietro questa antica leggenda. Una volta trovati tutti gli ingredienti, con gli ingredienti alla mano, ci dirigiamo nel laboratorio e facciamo un corso di pasticceria, perché non vi ho detto un espediente molto importante, che il tesoro nascosto nella mia storia è un po' rivisitato, la leggenda è stata rivisitata e il tesoro non è più un tesoro materiale, ma diventa un'antica ricetta, e in questo caso è la ricetta della famosa scorzetta di Bernalda. Qui sono i vari momenti di preparazione che poi ci spiegherà la pasticceria in seguito. Lascio lui la parola per la descrizione dettagliata di ogni momento. Vedete, hanno il cappello da pasticcere perché proprio nel momento in cui si entra in pasticceria viene consegnato il cappello, i guanti e si mettono subito le mani in pasta. Vedete, sono momenti, sono scatti molto, molto felici perché è una partecipazione attiva, è un turismo attivo che non ti annoia, non ti annoia mai. Questo è il momento finale dove si brinda con un calice di bollicine, vedete? Verso un po' di prosecco, le bollicine, i momenti conviviali nelle storie artesse diciamo, non mancano mai. E alla fine della storia viene consegnato il souvenir che porteranno con sé, che non è la solita calamita, ma appunto un sacchetto contenente le scorzette che potranno mangiare al momento o, se si riesce, portare con sé il ritorno nei propri paesi. Alla fine dell'esperienza, queste sono le esperienze giornaliere, e alla fine dell'esperienza che si conclude con la consegna dell'attestato di pasticcere per un giorno, e vedete qui si addenta la scorzettona, la grande scorzetta, e si può scegliere se continuare, se proseguire e fare un pranzo tipico lucano, come in questo caso siamo in una famosa locanda di Bernalda, dove si degustano piatti tipici lucani. Chi ha partecipato a queste esperienze e non vi nego che è rimasto molto, molto, molto soddisfatto, ma vi lascio Mi sentite? Sì, Stefania, ti senti? Ah, ok, perfetto. Scusate perché non so, mi è rimasto bloccato il video. Sento anche malissimo. Spero che non se, mi senti. Tu mi senti bene, Imma? Sì, ti sento. Ah, meno male. Sento, Benissimo. non ti vedo, ma ti sento. Ok, vabbè, non importa, anche se non mi vedete, basta che mi sentite. Quindi avete visto nella storia di Imma come i nostri turisti in realtà diventano dei pasticceri che vanno alla ricerca tramite una caccia al tesoro. Nel centro del paese vanno alla ricerca di questi ingredienti, una volta trovati tutti gli ingredienti, possono mettere in pratica questo famoso segreto, il tesoro, ovvero la ricetta stessa. Noi abbiamo oggi l'opportunità e siamo molto felici di avere qui con noi proprio la pasticceria che ha inventato questa ricetta, che è la pasticceria del corso. Eccolo
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono Danilo Spinelli, figlio del titolare Spinelli Vincenzo della Pasticceria del Corso, come potete vedere, inventore della scorzetta originale di Bernalda. E niente. Come vi ha raccontato già Imma, vi ha spiegato tutto, è stata una bella esperienza far vedere come si produce questo dolcetto, che vi racconto come viene fatto. Un dolcetto è un biscotto di nocciola con cioccolato fondente, genuino, creato solo nocciola, zucchero, albume ed uovo. E dal 1977 che mio padre l'ha prodotto qui a Bernalda, dando la ricetta. Come potete vedere le foto, queste sono le scorzette. Questo sono io nella produzione. E niente, solo che ed ecco qui, passo la linea a Stefania, perché Stefania, sì, mi senti Danilo? Oggi sì, ma non sento bene bene. Chiedo scusa a tutti, abbiamo dei problemi audio, video e chi più ne ha più ne metta. Io infatti mi sento ma non mi vedo. Però Danilo, noi ti vediamo benissimo, sì. E ti sentiamo benissimo. Okay. Quindi non e ti io preoccupare. Non vedo, sì. No, tu non vedi niente. No, certo, tu non vedi nulla, ma non ti preoccupare, noi ti vediamo e ti sentiamo bene. Quindi ti chiediamo, okay, okay. Sì, certo, di raccontarci la storia della tua famiglia, della tua pasticceria. Sì, allora, questo fantastico biscotto. Ti racconto la storia di mio padre. Mio padre arrivò a Bernalda nel 1968. E nel 70 iniziò a fare la scorzetta e nel 77 ha aperto la pasticceria del Corso. E questo dolcetto, in poche parole, è nato da un errore di ricetta, e da questo errore è uscito fuori questo dolcetto meraviglioso che sta andando da tutte le parti del mondo e così sta diventando famoso. E niente, l'inventore è mio padre, io poi ho preso in mano, diciamo, la ricetta e la sto un po' evolvendo su altri prodotti, e questo è tutto. Grazie Danilo. Grazie mille per essere stato oggi qui con noi e complimenti al tuo papà per aver inventato questo biscotto, che lo voglio dire, non lo fanno solo in questa pasticceria, cioè loro l'hanno inventato, ma lo fanno anche in altre pasticcerie del paese, sì. Quindi questo per farvi capire com'è diventato proprio un simbolo di Bernalda. Sì, è diventato il simbolo di Bernalda. Stazione. È vero, peccato che non abbiamo altre foto della tua pasticceria, che è una pasticceria insomma molto bella. Magari un giorno ci potremo collegare direttamente dalle vostre cucine, chi lo sa. Quindi ringraziamo gli inventori della scorzetta per essere stati oggi qui con noi. Ora io volevo presentarvi, allora sarò completamente sincera in questo, perché le foto che avete visto mentre Imma presentava la sua storia sono delle foto fatte durante un tour, naturalmente, con delle persone vere. In questo caso era una famiglia di americani, il cui babbo al momento era sulla sedia a rotelle, quindi non è stato detto da Danilo, ma lo dico io, alla pasticceria ci avevano riservato un'area attrezzata, fatta apposta, si erano dati veramente da fare per far sentire questo babbo sulla sedia a rotelle
insomma, assolutamente senza barriere architettoniche. E queste persone che hanno fatto questo tour, questo gruppo della Florida, sono rimaste completamente, veramente molto felici ed entusiasti, sono amici ancora con Imma, si scrivono, si mandano gli auguri, insomma, sono veramente amici. E per problemi di fuso orario non potevano essere qui con noi e darci un... e farci un commento live. Gli abbiamo chiesto gentilmente se ci potevano mandare un video messaggio. Loro sono stati carinissimi, il video messaggio l'hanno mandato, tra pochissimo io ve lo manderò. Prima però, in tutta la mia sincerità e onestà, vi volevo dire questo: quando questo video messaggio è arrivato e io ho visto 7 minuti, mi sono un po' spaventata, perché ho detto, caspita, 7 minuti, lingua inglese, insomma, è un po' tanto. Allora, per risolvere la lingua inglese, noi abbiamo messo sotto i sottotitoli generati automaticamente da YouTube, che sono abbastanza tradotti bene, insomma, si riesce a capire tutto quello che loro dicono. Però abbiamo deciso di mantenere questi 7 minuti di video, perché loro dicono delle cose bellissime. Quando io ho ascoltato questo video ho detto, beh, ma questo non si può tagliare, nemmeno una frase, nulla, perché dicono delle cose veramente toccanti, addirittura si emozionano loro stessi a fare questo video. Quindi io sono felicissima di lasciarvi questa testimonianza per farvi capire che tipo di gioia, joy, no? Joy in place, la gioia di stare insieme, quel joy in place che rimane dopo aver fatto una storia da vivere insieme. Regia, grazie. Hello, this is Brian and Jamie Johnson here in Jacksonville, Florida, and we are here to talk to you about our adventure making the scorsetta cookie. Emma reached out to us and asked us to go ahead and fill you in and tell you a little bit about our adventure. It started out with a scavenger hunt where we had to search for the 4 ingredients. It was an egg, flour, sugar, and hazelnut, right? Mm-hmm. Yep. Yeah. And we actually had to go through, we got clues and we had to figure out where they were and what they were. And my family, which was about 8 of us, we broke off into little teams and we went through these different shops to get all the ingredients. And it kind of became a competition to see who could get the ingredient first. We'd get into the shop and everything like that, and we'd be all looking around and stuff and kind of hunting it out. And we all had fun because I think, the 4 of us, it was all 4 of the different teams were able to get 1 ingredient. Mm. So that was pretty cool. And then once all the ingredients were together, we got into a car and went down to this area where there was a big tent set up, and it was kind of an outdoor kitchen. And in this outdoor kitchen was a big setup for us to actually make the cookie and put the cookie together. And the best part about that is we all got to go ahead and participate in the actual making of the cookie. It was the prettiest outdoor kitchen I've seen in my life. It was beautiful, stainless steel, shiny, glistening. I was distracted by the hardware. The espresso machine. Yeah, especially. It was distracting. The whole tent was set up for just the 8 of us. Mm-hmm. We came to realize that Emma had gone and set this thing up just for our family to take part in. Yeah. It was letting us learn. It was going at our pace. It was letting us experience. It was making this part of Italy, the tradition, the history, ours. Mm-hmm. We weren't rushing through anything. Other than the actual baking the cookie, if we wanted to slow down somewhere and try it again because somebody doesn't do good at making the cookies, I had the chance to try it again. The part you messed up was the actual shaping of the cookie. I'm not good at that. I've got big hands. I'm not good at that. But that became fun. No one was upset. There was no rush behind anything. Yeah. It went well. And after the making, after the cookies were baked, we melted the chocolate to give the finished coat to. Mm-hmm. There was some hidden behind it, some hidden points behind it that Emma found out later. Here in Florida, I help manage a chocolate factory. So I'm on vacation
doing something with a product that I deal with when I'm at work. A lot of our friends enjoyed giving us a hard time because I was not relaxing. And yet in my 5 years, it's the most relaxed I have been with chocolate. It really was. Ever. He was so not stressed. It was awesome. But the fun part about the whole experience was it was something that the entire family had a chance to participate in. You know, we each took turns participating on making the cookie, and we each took turns participating in putting the chocolate on the cookie. And I mean, every member of my family, even my father, who at the time was in a wheelchair, was able to come up and actually help out and do something in the process of making the cookie. And that was really important to us because they actually catered the entire thing towards everybody in my family. We all got a chance to participate. And then later in the evening, when my parents had a chance to go back to the hotel and go ahead and get some rest and everything, my sister, her friend, Brian, and I had a chance to go to the restaurant where the cookie was, I think, invented. And we were able to hear more about the story of the cookie and hear more about the people of Italy in this little town and spend some time with them. And they wanted to spend time with us and get to know more about us. And we wanted to get to know more about them. And the experience we were able to do with that was kind of amazing because it was a real Italian experience. It wasn't a tourist trap experience. Which brings to one of the really most special parts of this happening. Ema asked us to do this. It's been 3 years. And in those 3 years, we've checked in on Facebook. We've communicated with Messenger. We've shared events of our lives as Jamie getting a new job, mine changing, the birth of Ema's child, and the passing of the father. One of the things that I didn't realize was that my chocolate business 3 years later was remembered, made an impact. That little piece of our lives stuck in somebody's head, and that meant the world to us because we learned a lot about Italy and the area and the cookie there. Mm-hmm. And you learned a lot about us too. And remembered 3 years later, something that's insignificant to me, but stuck with you guys. And that was really very, very cool for us. Yeah, definitely. So we're definitely trying to come back and visit. It's in the works. It was in the works. And then COVID hit. What can you do? So everything's on hold, but we're definitely trying to come back and visit because we want more of these cookies. We can't get them here. I want and more of these cookies. And we want to learn more. We want to hang out more and do more and participate more in the 9 o'clock festivities when everybody comes out and goes about and life is so different there than here. To experience that for another week would, at this point in time, would be a very welcome change. Very much so. And going back and hanging out with Ema and talking with her and learning what she's picked up on, what she's added to her life with the past 3 years going by. It just say that comes out, but we were both very honored to be asked to do this after 3 years, after what seemed, what in our heads must have been less than significant for her. We were just 8 crazy Americans coming through. But it's very, very nice that we made that sort of impact to her and to the area that we remember. And, you know, just hope that you get a chance to enjoy the Scorsetta cookies, enjoy making the Scorsetta cookies, and take a chance on the adventure, and maybe you'll get to have some fun just like we did. So enjoy your adventure, and hi from Jacksonville, Florida, and we'll see you soon. Bello, io spero, le traduzioni erano un po' così in alcuni momenti, però spero che siete riusciti a cogliere la testimonianza di questa famiglia e come si sentono ancora così legati a Ema dopo questi 3 anni. Infatti vorrei richiamare qui con noi un secondo Ema per salutarla. Eccoci Ema, ecco, grazie. Abbiamo visto questo video
Bello, emozionante. È stata bella quella giornata con loro. Loro erano molto felici. Sono stati i primi turisti che ho avuto e quelli che sono rimasti nel mio cuore e io ho notato nel loro. Ci sentiamo, ci mandiamo le foto, della birra, della Nastro Azzurro, ci mandiamo le foto del caffè. Mi hanno mandato la foto con il caffè macinato, meno male che c'è Amazon, che riusciamo a acquistarlo, cioè, quindi ci sentiamo, siamo rimasti in contatto ed è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo dovuto personalizzare il prodotto, i prodotti Gameplay sono tutti prodotti personalizzabili e questa è proprio l'occasione che abbiamo avuto per metterci alla prova. Perché, come raccontavi prima, abbiamo avuto il caso di una disabilità e il laboratorio non era predisposto per questo. Quindi la pasticceria, devo ringraziarla, perché hanno attrezzato un locale ad hoc per l'occasione. Però ci tenevo a sottolineare anche che collaboriamo con altre pasticcerie, così c'è che abbiamo numerosi fornitori per le varie storie artesse, perché comunque è un prodotto molto particolare, ma soprattutto ha bisogno di molta, molta preparazione. E voglio ringraziare anche la pasticceria L'Orchidea, che oggi non è presente, e però sono nostri fornitori, grandi sostenitori che ci aiutano e rendono possibile la creazione e realizzazione di questo palinsesto. È vero. Nel frattempo, Florida, comunque gli mando un bacione grandissimo e spero di rivederli presto. Beh, io vedo un messaggio nei commenti dalla nostra amica Francesca Amaro. Ciao Imma, nel frattempo, grazie per essere stata qui con noi. Vedo che Francesca dice: che bella testimonianza, hanno proprio colto il cuore dell'esperienza. In effetti è così, perché le storie di Joy in Place, quello che vogliono fare è creare una relazione, e creando l'emozione si crea un ricordo che è poi indimenticabile, indissolubile, è qualcosa di irripetibile, quindi è proprio quello che fanno le storie di Joy in Place. È per questo che mi ha fatto piacere, anche se è un po' lungo, scusate, farvi vedere tutto questo video. E alla fine delle nostre presentazioni, ormai vi abbiamo abituato che vi proponiamo una data in promo. Oggi vogliamo fare qualcosa di più di una data in promo, ovvero tra pochissimi istanti io vi presenterò una collaborazione che abbiamo attivato in Basilicata con un tour operator che da tanti anni opera, che fa un sacco di cose, e io sono onoratissima di avere questa collaborazione con la Martulli Viaggi, che saranno loro a vendere sui loro portali e sui loro canali questa storia di Imma. Quindi sono contentissima e onoratissima di presentarvi Michele Martulli. Eccolo qui. Ciao Stefania, sì. Ciao, ti vediamo. Grazie per averci presentato e per averci invitato nella diretta. Sì, noi siamo anche noi onorati di poter vendere questi prodotti, perché noi sono questi prodotti che andiamo cercando più che altro. Ormai eravamo nati come Martulli Viaggi per vendere i tour dei Sassi, però a lungo andare, con le varie esperienze ormai, creando pacchetti esperienziali dove il cliente si deve emozionare, quindi andiamo alla ricerca di questi tour, di queste più che tour, esperienze. E quindi noi siamo onorati di poter collaborare insieme a voi. Quindi poi i vostri tour, le vostre esperienze sono, come hanno detto i clienti che si sono emozionati, quindi è stata qualcosa di spettacolare, di speciale. Quindi noi accogliamo questo invito, e quindi a breve, appena tutto è pronto, inseriamo le prime date all'interno del nostro sito, che poi è www.martulliviaggi.com. quindi poi all'interno c'è una sezione, in questa sezione ci sono delle ricerche, ricercando anche per città
o per tipo di esperienza possono arrivare ai tour che poi voi ci fornirete, l'esperienza che voi ci fornirete. Perfetto, Michele, grazie mille. Ascolta, tu ora vuoi essere un po' modesto, però la Martulli Viaggi fa tantissime cose bellissime. Vuoi parlarci un filino della storia del tuo tour operator? E come ti ho detto, noi siamo nati per vendere solo Matera, però abbiamo visto che giustamente piano piano il tour che tutti quanti su Matera proponevano era identico a tutte le agenzie di viaggio, e quindi piano piano ci siamo strutturati un tour nostro dove in alcuni punti davamo al cliente, al turista, delle emozioni forti, delle emozioni spettacolari. E pian piano quindi abbiamo elaborato altri tour e siamo andati alla ricerca di altri operatori. Questi operatori giustamente ci dovevano dare supporto per quanto riguarda cioè, le varie zone, delle, tipo in questo momento parliamo di Bernalda, però anche la Puglia, la Campania, l'Umbria, le Marche, la Toscana, quindi Roma stessa. Siamo arrivati, cioè stiamo piano piano mettendo piede in tutta Italia e ci avvaliamo di vari collaboratori come voi. Perfetto, quindi noi speriamo che il nostro matrimonio con Martulli Viaggi possa portare le nostre storie da vivere insieme a un pubblico ancora più vasto. Io, nonostante oggi problemi di ogni sorta, collegamenti audio, video, ringrazio tutti quelli che sono stati qui con noi. Invito il nostro pubblico, se ha delle domande, vi ripeto che sul sito poi della Martulli Viaggi, con una semplice ricerca, potrete trovare alcune date fisse delle storie di Join Place. E io per questa grande opportunità ringrazio tantissimo Michele. Sappiate che Michele è un vulcano, lui non ve lo vuole dire, ma lui fa un sacco di cose e le fa anche tutte bene. Il sito è questo. Così c'è una sezione dove possono trovare i tour. Perfetto. E poi sicuramente vi daremo l'esclusività di mettervi i tour in prima pagina, quindi in questo momento sono caricati Alberobello, vedi, anche Firenze, c'è il tour, vedi, ci ripeti questo... Michele, il nome della tua pagina? martulliviaggi.com. martulliviaggi.com, ragazzi, più semplice di così è impossibile. Sono dei tour esperienziali come quelli che fate voi, tipo tour esperienziale Food and Wine, quindi si sposa bene su quello che andremo a caricare, che ci darete. Perfetto, voi. E ora ci sarà la ciliegina sulla torta delle storie Join Place con il nostro innovativo format. Michele, grazie ancora per essere stati qui con noi. Io ringrazio la nostra regia, perché voi non lo sapete, ma c'è un grande lavoro qui dietro, la nostra Francesca, ringrazio chi ha curato la chat, ringrazio tutti voi che siete stati qui con noi, quelli che ci ascolteranno offline, ringrazio Imma, ringrazio Danilo della pasticceria, tutte le altre pasticcerie di Bernalda che anche loro collaborano a questa esperienza. Vi lascio la sigla e alla prossima puntata di Join Place, che abbiamo una sorpresa, perché ora cominciamo anche con la versione inglese. Quindi venerdì prossimo, 26 giugno, alle ore 19, perché facciamo orario New York, quindi confuso orario di New York a New York, sarà l'una del pomeriggio, facciamo la nostra prima versione inglese. Ora si avvicina l'estate, io lo so che voi volete andare al mare, quindi diraderemo un po' le nostre dirette, ma non vi lasciamo mai. State con noi.